insomma, la vittoria di Putin? Ha votato, prendiamo atto. Ha votato e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione ovunque voti. Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince che quando uno le perde. Quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come far meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni e quindi prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024, aggiungo, sia l'anno della pace. Mi preoccupa che qualche leader europeo parli come se fosse naturale di esercito, di guerre, di militari da mandare a combattere, perché la terza guerra mondiale è l'ultima cosa che voglio lasciare in eredità ai miei figli. Si riferisce a Macron? Sì, mi riferisco evidentemente a Macron.